Diritto alla vita, diritto alla libertà e diritto alla giustizia. Riconosciamo questi diritti agli animali selvatici e la legge nazionale sulla fauna li definisce patrimonio indisponibile dello Stato. E non dimentichiamo mai che ogni essere vivente è un valore in sé. In questo spazio che dedico a loro, se avessi potuto scegliere un testimonial, non avrei avuto nessun dubbio. Avrei scelto lui, M49, il giovane orso del Trentino che è diventato tanto famoso in tutta Italia, ma anche all'estero, vi assicuro, perché orso affamato di libertà. Vi ricordate? Accusato di voler fare l'orso, cioè di aver fatto qualche predazione per sopravvivere, era stato catturato e portato nella struttura di Trento del Casteller, ma dopo poche ore, con una fuga rocambolesca, era riuscito ad evadere, superando altissime fortificazioni elettrificate. Poi 9 mesi di latitanza nello splendore della natura. Io ho negli occhi le bellissime immagini di M49 che beato si rotola nella neve, delle capriole di gioia, di ritrovato contatto con l'ambiente naturale, quello a cui noi lo vogliamo restituire. Infatti oggi questo giovane orso è in galera, condannato all'ergastolo, sempre nella struttura del Casteller, perché aveva, colto dalla nostalgia, fatto lunghissimo viaggio, anche questo eccezionale, per tornare nei luoghi della sua infanzia. Forse anche per mettere su famiglia. Bene, per M49, ma anche per altri orsi trentini condannati alla galera, l'Ente Nazionale Protezione Animali, che non vuole questi ergastoli, ha intrapreso una lunga serie di azioni in tribunale, azioni legali che stanno raccogliendo successi. E ognuna di queste azioni, quando vinciamo, per così dire, vinciamo per gli orsi, vi assicuro, è una gioia infinita perché significa un passo o più passi verso la loro liberazione. L'orso, il lupo, sono i veri simboli della natura selvaggia d'Italia, simboli cari a tutti gli italiani. E noi vogliamo, appunto, cercare di rafforzare i diritti di questi animali, la biodiversità è un patrimonio inestimabile oggi sempre più in crisi. Quindi non solo il diritto a vivere, non solo il diritto ad essere liberi, ma anche il diritto ad avere giustizia, esattamente come gli umani. La giustizia, quella di oggi, la potremmo chiamare a volte per gli animali selvatici una vera ingiustizia. Ma voi sapete e vi sembra accettabile che oggi chi danneggia la carrozzeria di un'automobile debba pagare un prezzo estremamente più alto piuttosto di chi ammazza un orso? Ecco, questa situazione per noi è incompatibile con ogni diritto di animali, in particolare di quelli protetti. E quindi vogliamo che il Parlamento, che ci fa attendere da troppo tempo, finalmente ponga nel codice penale come delitto doloso l'uccisione di questa rara fauna protetta. È il minimo, è quello anche che ci chiede l'Europa. Non dimentichiamo mai che purtroppo il nostro paese è la maglia nera del bracconaggio in Europa. E davvero ci sono tante minacce che pesano sulla fauna selvatica, le conoscete? Ne ricordo soltanto alcune. C'è anche lo stravolgimento del clima, perché gli eventi estremi climatici significano anche siccità, diminuzione delle possibilità di cibo per i selvatici, ma c'è il consumo di suolo, di cui non si parla praticamente mai. Ogni giorno, dicono le statistiche, 16 ettari di territorio italiano spariscono. Come? Sotterrate e sepolte dal cemento e quindi aumenta la distruzione degli habitat che sono le stesse condizioni di vita, la possibilità di esistere, di riprodursi e di continuare a rendere ricco il pianeta che veramente oggi se la passa abbastanza male. Quindi
Quindi anche qui abbiamo non un desiderio, ma un altro obiettivo, vale a dire che il Parlamento vari finalmente, dopo un'attesa di anni e anni, la legge sul consumo di suolo per porre un forte freno a questa distruzione della nostra Italia, della nostra bella Italia e del suo patrimonio di vita. Certamente, in questo breve spazio dedicato ai selvatici, io non posso assolutamente fare a meno di parlare della caccia. E è accettabile che nel terzo millennio, in una condizione ambientale sempre più di crisi, ci siano persone che vanno a sparare per uccidere per divertimento? Non è accettabile. E è accettabile che in tempi di Covid abbiamo dovuto sentire le grida di protesta, vorrei dire anche un po' di disperazione, del mondo venatorio in gran parte, perché non si poteva più uscire imbracciando il fucile, con il grande rischio anche di diffusione dell'epidemia. Avete presente le braccate con 70-80 persone al cinghiale? Ecco. A proposito di cinghiali e non solo, quando io sento le grida di allarme, i selvatici sono arrivati alle periferie delle nostre città, vorrei ricordare a tutti, anche ai cacciatori, che forse lo ignorano, che è esattamente il contrario, cioè noi sottraiamo ogni giorno di più il territorio agli animali selvatici con l'espansione dei nostri centri urbani. Dobbiamo fare un grande esame di coscienza, continuare la nostra grande mobilitazione. Ai cacciatori vorrei anche dire, ricordate che oggi in Italia 19 specie di uccelli selvatici finiscono nel carniere, nonostante sia in forte diminuzione il loro numero. Ecco, è un'indecenza, ma andiamo avanti. Anzi, per salutarvi, vorrei darvi un consiglio. E soprattutto le persone che vivono nelle città. La fauna urbana ha bisogno di noi, ha bisogno della nostra capacità di vedere, di sentire tutte queste forme di vita che spesso sono estremamente silenziose e forse siamo anche un po' troppo nervosi, distratti, superficiali per poterle conoscere, riconoscere, apprezzare, per fare con loro l'unica cosa che agli umani si dovrebbe chiedere, la capacità di una serena, felice convivenza con gli animali selvatici, anche con quelli che vivono nei nostri balconi, nei nostri terrazzi, nei nostri giardini, nelle nostre strade, sugli alberi. E una preghiera, occhio, occhio alle nostre città e alla loro capacità di rispettare queste forme di vita. Occhio alle potature che spesso vengono fatte fuori stagione e naturalmente l'ENPA è sempre stato e sempre è e sarà mobilitato su questo, perché significa una potatura infelice, un abbattimento, la possibilità perduta di ospitare altre forme di vita. E occhio nelle nostre città e anche, guardate, forse questo è, diciamo, un consiglio, una considerazione che solo oggi comincia a fare capolino nella coscienza, nell'informazione comune. L'edilizia urbana. Dal momento che c'è questa, permettetemi di dire, mania di chiudere tutte le aperture, le fessure dei palazzi, non ci si ricorda, ma gli zoologi non solo ce lo ricordano sempre con maggiore forza, non ci si ricorda che quelle fessure, che quelle piccole aperture, incredibile ma vero, ospitavano, potranno ospitare in futuro la nidificazione di tante specie. Bene, dobbiamo saperne di più. Dobbiamo continuare a vivere la nostra gioia della natura selvatica, anche quella che è silenziosa al nostro fianco, e dobbiamo continuare ad avere tutta la forza possibile per aiutare questi animali selvatici. ENPA c'è, con i suoi centri di recupero degli animali selvatici in difficoltà o feriti. ENPA c'è, con l'azione delle sue guardie zoofile di prevenzione, di repressione.
e EMPA c'è con la sua mobilitazione su temi diversi, tanti e forti, del suo Facebook. EMPA c'è e aspettiamo che tanti cittadini si uniscano a noi.